Mediterraneo sta diventando ogni giorno più stretto e questo è il senso del nuovo volume di Limes, Africa, il nostro futuro. Africa è il nostro futuro perlomeno sotto tre profili: quello delle migrazioni, quello dei mutamenti ambientali e climatici e inevitabilmente quello delle minacce terroristiche. In particolare il volume è dedicato all'Africa subsahariana, dal Sahel ai Grandi Laghi, con un particolare riferimento alle terre di Boko Haram. Siamo in pieno Sahel, nella zona del lago Chad, un grande bacino idrico che sta periodicamente perdendo una quota non irrilevante delle sue acque, con conseguenze formidabili sull'ambiente e sugli equilibri geopolitici della regione. Regione nella quale si è insediato ormai da tempo il gruppo jihadista di Boko Haram, che nella Nigeria settentrionale sta allargando la sua sfera di influenza e di controllo. Gli autori di Limes sono andati sul terreno, hanno ascoltato le voci del posto, hanno scandagliato i luoghi da cui provengono questi grandi fenomeni e hanno cercato di capire quali sono le conseguenze più dirette che possono avere verso di noi. Infine, una parte non irrilevante del numero è dedicata agli aspetti di carattere più strettamente economico, come il land grabbing, cioè l'occupazione a fini economici di terre da parte di potenze straniere, in particolare la Cina, un fenomeno spesso esagerato e mal interpretato, e non ultimo il tema del debito, che opprime lo sviluppo di quel continente.